Poems I Will Never Release è la prima mostra retrospettiva che viene dedicata a Chiara Fumai a 4 anni dalla sua prematura scomparsa nel 2017. Raccoglie tutto il suo lavoro prodotto tra il 2007 e il 2017, quindi nell'arco di soli 10 anni, che si è ramificato in una maniera straordinaria, senza uno sviluppo cronologico, ma procedendo per nuclei che la mostra cerca di restituire. Poems I Will Never Release. Chiara Fumai aveva pensato questo titolo per qualcosa che non sappiamo esattamente che forma avrebbe preso. Ci racconta dell'appropriazionismo di Chiara Fumai, dell'aver preso le parole da altri e dell'averle trasformate in sue per risignificarle, per rimetterle dentro lo spazio museale, dello spazio dell'arte, per trasformarle in nuovi suoni, nuove risonanze. Chiara Fumai è più che altro un'artista performativa, nel senso che le sue opere non sono imbrigliate in un significato fisso, ma è in un continuo remix di quello che è preesistente, che viene preso e rubato dalla storia e ricelebrato per dare nuovo senso a delle figure che sono state marginalizzate. E allo stesso tempo questo remix diventa quasi un autoremix, cioè le performance di Chiara Fumai diventano poi oggetti, sketches, collages, fotografie, cristallizzando in un momento possibile quello che era l'atto performativo. Ma questo atto performativo non smette di esistere nella sua vividità. Che lo spettatore si faccia avanti se vuole assistere a un miracolo. Questa è la frase con cui Chiara Fumai descriveva il rapporto col suo pubblico, e con questa frase invitava il pubblico a una fatica, a una disciplina, a un'attenzione. C'è sempre un livello di menzogna, sempre un livello di realtà. Però tanti hanno detto che per rendere una realtà più credibile bisogna mischiarla alla menzogna, alla fantasia, bisogna inventarla un po', e questo lo rende più credibile. Lo diceva Dostoevskij, lo dice Kafka, lo diceva pure Sant'Agostino, le bugie inconsce. E sicuramente questo è un meccanismo, una strategia d'attacco che Chiara ha utilizzato, dove c'erano verità ma mescolate anche a fantasie, le fantasie che suo padre fosse un esponente illustre dell'Italo Disco. Nico Fumai non ha mai cantato, però la sua performative lectures dedicata all'Italo Disco aveva dei contenuti veri e ne segnava anche l'importanza di un momento specifico all'interno di un contesto culturale che l'ha prodotto, che era l'Italia. Spesso si dice che Chiara era posseduta da spiriti, da donne illustri, da donne sciagurate che lei cercava, sciagurate per vari motivi, da persone che slavoravano, persone tacitate, donne illustri, eccetera, ma sempre appartenenti in qualche modo a una lista B. Credo che questo sia vero, però mi piace di più immaginare Chiara come la casa stregata. Per lei l'arte non doveva essere pacificante, contemplava la pacificazione, ma non era il suo linguaggio, non era quello che lei voleva utilizzare. Doveva sputare, doveva aggredire, lei diceva. L'artista doveva essere l'indemoniata, ma contemporaneamente anche l'esorcista, che esorcizzava la cultura che l'aveva prodotta. Rita e Francis, io la piasto cosmo rovinate nada vis. Chiara Fumai è stata una voce totalmente autonoma nella storia dell'arte italiana degli ultimi 20 anni. Ha espresso con il suo lavoro una profondità di ricerca e anche un'innovazione nelle modalità di restituire questa ricerca che non ha avuto uguali. E per questo è molto importante che oggi il suo lavoro venga riconosciuto e musealizzato e restituito anche attraverso uno studio profondo come quello che è alle spalle di questo progetto.